L'arte di ascoltare. Ascoltare è vocazione, scelta morale e soprattutto arte da apprendere con esercizio costante, se si ha voglia di stabilire con gli altri relazioni aperte, leali, costruttive. Ascoltare, non dare a intendere di farlo, sentire. Concentrarsi su quanto viene detto dall'interlocutore, capirne il senso, quello palese insieme, quello non esplicitamente dichiarato e tuttavia desumibile da una lettura corretta del linguaggio del corpo. Un ascolto efficace richiede condizioni imprescindibili, maturazione personale, rispetto per chi parla, capacità di concentrazione, attenzione mirata e soprattutto volontà di capire. Il più delle volte invece, convinti di valere, di sapere molto di più di chi parla, prima ancora di mettere a fuoco le coordinate del messaggio che ci viene trasmesso, abbiamo già tirato fuori dal nostro repertorio la risposta. Siamo distratti, tanto di più allorché ostentiamo in maniera più o meno maldestra partecipazione. Avendo infatti già deciso che l'argomento è di poco interesse o peggio troppo complesso e poco concreto, nel mentre fingiamo di seguire ci dedichiamo a fare altro. Perdiamo il filo. O ci soffermiamo su dettagli quali l'abbigliamento estroso dell'oratore, la sua sintassi difettosa, la voce fessa, gli intercalare, la gestualità inadeguata. Lo sguardo però ci tradisce, scivola sia pure con guizzi furtivi sul quadrante dell'orologio. Altrettanto fa il volto, che annuisce in modo compulsivo, senza motivo, e così pure la bocca, sempre più smaniosa di parlare, di sciorinare argomentazioni, di farsi veicolo di verità mai prima svelate, più complete e illuminanti. Per risultare efficace, produttivo e creativo, dunque, l'ascolto deve essere attivo, concentrato, intenzionale, e cioè teso alla comprensione empatica degli altri e delle loro ragioni. Un ascoltatore è attivo se, oltre a percepire il suono delle parole, è attento a decifrare il linguaggio del corpo del suo interlocutore, se si è allenato a fermarsi solo sull'obiettivo individuato, se sa agire senza lasciarsi condizionare da eventuali divergenze emotive, se riesce a costruire adeguate mappe mentali, se sa organizzare le informazioni recepite seguendo il ritmo psicologico di sincresi, analisi e sintesi, e soprattutto se non perde mai di vista che in un dialogo autentico e leale non ci sono vinti e vincitori, bensì persone che nella ricerca del vero hanno pari dignità e responsabilità. Un caro saluto a tutti.